Konnichiwa, minasan, benvenuti qui al mio canale, sono come sempre Giappo Gamer e ben ritrovati qui su Final Fantasy 15. Allora, erano rimasti qui nella prima baracca, dobbiamo ancora finire la missione, un cacciatore da rintracciare. Allora, cerchiamo un'altra baracca, bene, ok, allora andiamo di qua. Per 100 metri, guardate qua comunque che ambientazione, cioè veramente un qualcosa di incredibile questo Final Fantasy. Ci siete ragazzi? Dai, coraggio, su, non fate smidollati, dai, di qua. Per fortuna che non ho spoilerato nulla e non ho... Ho visto ben poco anche in Giappone. Allora, occhio, strategia, proiettati sulla pala eolica. Ok, proiettiamoci lì, ok. Quando i compagni propongo delle strategie, mettile in pratica e otterrai dei PIA utili per apprendere nuove abilità. Ok, quando vedi un indicatore azzurro, puoi raggiungerlo con una proiezione tattica con tondo o cerchio. Inquadra la pala eolica e proiettati per eseguire il piano di Ignis. Attacci vostri, attacci tua. Aio, aio, oh, oh, oh. E boni, e bo... E sta buono e prendi questo, va, su. Oh, attacchi pure alle spalle, tu. E prendi questo così. Aia, 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 aia. Grazie, grazie, Ignis. E no, oh, ma come caspita attacchi? Brutto cagnaccio. Mazza, quanto sei grosso. Allora, vediamo un po' se riusciamo a fare la tattica. Vai così, vai così. Allora, ci siamo proiettati. Mentre sei appeso, il recupero di PV e elevazione regale, ottimo così. Il recupero di PV e PM è velocizzato. Prendi di mira R1 un nemico distante e attaccalo con una proiezione offensiva premendo cerchio per infliggere i danni notevoli. Ok, prendi questo, così. Crepato? Occhio che ne è rimasto uno. E prendi questo. Oh, bene così. Chi va là? Ti stiamo... Missione compiuta! Yatta! Bene, bene così, un cacciatore da rintracciare, ottimo. Seconda missione compiuta, bene. Allora, che a occhio non siete cacciatori. No, non siamo cacciatori. Ma che ne dite? Vi va di mettere a nanna quel cucciolotto per me? Lo facciamo gratis, ci facciamo pagare. Ci facciamo decidere agli altri? No, ci facciamo pagare. Ti sta bene? Appunto, un giusto compenso. Che cavolo, un po' di denaro qua. Denaro sonante ci interessa, no? Già, abbiamo fegato, sì, giustamente. Ampolla magica per uno. Ottimo così. No, io batto cassa. Ho ottenuto 2 punti. 2 PA, bene così, ok. Una minaccia anomala. Olà, trovate il bicorno contagiato. Ok. Troviamo questo bicorno. Dica. Sarebbe meglio riposare un po' prima di incamminarci. Sarebbe partire a caccia di una bestia temibile. Meglio non rischiare e accamparsi in un rifugio in zona. In questo modo potrete riposare salendo di livello e iniziare. Cucinerà una cena sostanziosa che vi darà le forze per affrontare la missione. Va bene, ok, sì, sì. Sì, buona idea, dai. Allora, troviamo un buon posto per accamparci. Ok, una minaccia anomala. Ah,
Che guardie reali, su. Poggiamo nell'occhio, magari. Già, l'abito fa il monaco. Grande Ignis. Va bene, ok, ti va di cucinare. Vediamo un po' di qua ci possiamo accampare, va? Vediamo un po'. Senti che vai a caccia. Non ho mai visto biconi con zanne rosse come quelle. Ecco, bene. Forse queste notti sempre più lunghe c'entro qualcosa con questi mostri. Ma non saprei, sinceramente. Amico, ci possiamo accampare qua dentro, che dici? Si può? Ok, qua raccogliamo ferraglia per uno. Vediamo un po' dove caspita. Possiamo accampare qua? Una minaccia anomala, accampatevi in un rifugio. Ah, vabbè, ok. Tocca andare di qua per 80 metri, va bene, ok, ci andiamo. Sorgenti elementali. Accampamento. Dai, saliamo da qua, va? Ok. Bene così. Ok, riposando potete salire di livello in base all'esperienza accumulata. In più, i piatti cucinati da Ignis, grandissimo cuoco tra le altre cose, vi daranno le forze e gli effetti benefici necessari per affrontare un nuovo giorno. Ok, un rifugio è il posto ideale per accamparsi. Accampiamoci, alleniamoci, aspettiamo. No, accampiamoci, va. Per oggi può bastare, sì, concordo pienamente. Vabbè, ok, vediamo un po' cosa riesce a preparare. Allora, rifugio di Marriott. Ok. Risultati tempo S. Esecuzione B. Nemici sconfitti S. Bene così. Grande. Grande prompto che scatta foto a gogo. Tanto Ignis, mastro cuoco, si mette a cucinare. Non mi fare sushi, per carità. No, scherzo, sushi è buonissimo. Però, vediamo un po' cosa... Magari ci fa qualche bistecca di rinoceronte. Chi lo sa, chi lo sa. Allora, Ignis usa gli ingredienti a disposizione per preparare la cena. Scopri nuove ricette per ampliare la scelta di piatti e sfruttane... gli effetti benefici per combattere più efficacemente. Mamma mia, ragazzi, che giocone. Cioè, non so voi, ma vi assicuro c'ho la pelle d'oca. Veramente è incredibile questo gioco. Allora, vediamo un po' cosa offre. Pane abbrustolito, capacità offensiva più 10. Ma anche no. Dai. Polpette di riso, buonissime. Polpette di riso, ovviamente, tipicamente giapponesi. E vengono chiamate onigiri. Sono prende polpette di riso con all'interno ci potete trovare del tonno, ad esempio, che va molto... un uso molto comune in Giappone. Oppure ci potete trovare anche altri ingredienti. Notoriamente si comprano dentro i combini, ma qua abbiamo Ignis che cucina per noi. Dei buoni onigiri, PV massimo in più 50. Già miglioriamo, vediamo un po'. Capacità offensiva, bruschetta all'uovo più 30. Però poi prosciutto, uova, un po' pesantino, eh. E qua abbiamo un bello zuppone e minestrone di verdure. E però, e la peppa. Capacità offensiva più 20, PV massimi 150. Apporto offensivo livello 2, apporto vitale livello 3. Andiamo di zuppona? Ma sì, va. Zuppona, vai. Magari gli onigiri ci li mangiamo prossimamente. Oh, vai di minestrone. Bene, bene.
Ok, bene, ministero di verdure, rifugio di Marriott, apporto offensivo livello 2, apporto vitale livello 3. Bene così, allora Noctis sta ancora a livello 1, tutti quanti a livello 1. Bene così, avanti, andiamo avanti. Ok, vediamo un po' di aumentare. Sì, livello 2, benissimo così. Livello 3, ottimo, bene. Direi 3 e mezzo, ok. Ok, prima di dormire pronto vi mostro le fotografie che ha scattato durante il giorno per scegliere quali conservare con quadrato. Con la pratica il suo talento aumenterà consentendo di aggiungere filtri artistici di usare e di usare l'autoscatto. Pure grande, pure selfie fa ragazzi, pure selfie. È incredibile, questo gioco è veramente un qualcosa di incredibile. Meno male che io non ho spoilerato nulla, così me lo godo e ve lo faccio anche godere alla grande. Ok, puoi anche condividere sui social network i tuoi scatti preferiti e rendere partecipi del viaggio tutti i tuoi amici. Grandissimo. Magari pubblico su Facebook o su Twitter, ma chi lo sa. Comunque seguitemi anche su, ovviamente sulla pagina Facebook, ne approfitto, va, visto che si parla di social network, e anche Twitter, basta cercarmi come JappoGamer e mi trovate tranquillamente. Allora vediamo un po' quale beh oddio, qua la ragazza Cindy, insomma, sinceramente due belle ghiandole mammarie ce le ha. Mi è praticamente simpatica. Qua abbiamo Gladio di fronte all'officina, forse chissà, magari è il suo habitat. Poi abbiamo un po' qua Noct per gli amici in battaglia contro lo scorpione gigante. Gladio che sorride, Ignis, allora facciamo, ma oddio, facciamo questa, va? Sì, una bella fotona. Da lontana la targa Insomnia lì sulla destra del Royal Capital. Allora, con gli sfoglia salva. Allora, salviamo. Vuoi salvare questa foto? Sì. La dobbiamo condividere. Va, condividiamola. Sì, condividiamola, va. No, vabbè. Non condividiamola. Ci mette un po'. Allora, e poi che vogliamo salvare? Salviamo pure questa qua che è molto bella. E anche questa qui, va. Ok, bene così. Per salvare i progressi di gioco manualmente dal menu in pausa options, tranne quando ti trovi nella foga della battaglia, nei recessi di una zona pericolosa da cui è difficile uscire durante lo svolgimento di certe missioni. Ok. Se hai bisogno di consigli pratici o vuoi scoprire nuovi lati del mondo di EOS, seleziona tutorial nel menu di pausa options. Ok. Una minaccia anomala. Trovate il bicorno contagiato. Dai, troviamo sto bicorno contagiato. A proposito, appunto, dobbiamo riprenderci la macchina. Andiamo, va. Siete pronti? No, che tocca fare più che altro mila chilometri per andare a beccare sto bicorno maledetto. Assimiliamo, va. L'energia elementale di fuoco, gelo e tuono scaturisce naturalmente dal terreno in tutto il mondo, soprattutto nelle vicinanze dei rifugi. Assimila con X e potrai distillare magie elementali da lanciare in battaglia. Ottimo così. Andiamo alla prossima missione. Dai, dai, una bella corsetta di prima mattina fa bene, dai, ci sgranchisce un po' le gambe. Sì, 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 dai. Tre gol e parcheggio. Parcheggio ce ne frega relativamente, andiamo avanti, va. No?
Sì, dobbiamo fare un po' di strada, però vabbè. Purtroppo non c'abbiamo manco la macchina al momento. Già, non siamo abituati a... Non siamo abituati a correre, Cittadini abituati a fare shopping, Dai, dai, che una corsetta di prima mattina fa sempre bene, su. Riattiva il corpo. Però che poi dobbiamo scendere in battaglia, Sperando di combattere bene. Comunque, vabbè. Vediamo un po'. Noi abbiamo la nostra Masamune come arma principale. Laggiù, laggiù. Porca la miseriaccia, quanto è grosso. Ragazzi, occhio che questo è bello grosso, contagio, questo è pure contagiato. Porca la miseria, quanto è grosso questo. Qualche tattica? Sì, eccola là, non ti incazzare, su, porca la miseria. Questo è feroce sì. Occhio ragazzi che questo carica. Grande Gladio, grandissimo. Eccala. Occhio ragazzi. E prendi questo qua. Occhio alle corna. Sto cornuto maledetto. Usa la tecnica tempesta di Gladio. Usa la tecnica tempesta di Gladio. Vediamo un po' da dove. La tecnica ausiliare, ecco là l'obiettivo. Allora, vediamo un po'. Aglio, tacci tua. Già, siamo esausti, porca la miseria. Occhio, Dai che sta quasi per crepare, vai. E prendi questo qua. Dai ragazzi, attaccatelo, attaccatelo. Vai così. Usare i PM ti lascerà esausto per alcuni secondi, durante i quali non potrai fare proiezioni offensive né schivare gli attacchi. Per recuperare PM più in fretta, riparati o raggiungi una posizione elevata con una proiezione tattica. Ok. Ripariamoci, va. Oh, è crepa, va. Vai, bene così, va. Chi è che ci fracassa i zibidei col cioccolare? Pronto? Dave sta bene, mi fa piacere, bene, bene. Ok, ricopriamo la regalia. Ok, bene, bene. Vai che la macchina è a posto, va. Ottimo così. Solamente tocca farci un chilometro più in là. Cazzarola, vabbè.
Dai ragazzi, su. Andiamo, dai. Andiamo a recuperare la macchina, va? La minaccia no, ma l'andata. Che qua tocca farsi chilometri, porca miseria. Mamma mia, che tubazione qua. Ma che caspita è? Ma che è? Gas? Che roba è? Boh. Andiamo, va, di là Seguitemi, ragazzi. Dai che vedo un barlume di civiltà. Ho visto passare una macchina, dai. Sì, in piena prompt. Ma che domande fai? Come non credi? Ma magari quella sarà pure fidanzata. Che ne sapete voi? Casanova. Ok, grazie per la precedenza. Ma sapete com'è? Io magari potrei anche già essere impegnato, eh. E da menudare di far aspettare una ragazza. Faresti meglio a scusarci? Oh cazzarola, che caspita è questo? Un uragano vivente, metà uccello, metà tempesta, metà aeronave. Che caspita è? Sughe, sì, Sughe è un par di ciufoli. Ma ci attacca? No, se n'è andato. Vabbè, là. Ci abbiamo altro a cui pensare. Andiamo a recuperare il macchinone. Poi il bestiame vario. Poi lo vediamo magari successivamente, eh. Ale. Passava nessuno? No, non passa nessuno. Sembra di stare in Australia qua. Non passa mai nessuno. Vabbè, andiamo avanti. Andiamo all'officina, va. Vediamo un po', va. Su, ce la fate? Fa caldo, già. Oltre a quelli automatici, ricorri spesso a quelli manuali, salvataggi. Ok, bene. Ok, eccoci arrivati in officina, va. Magari da percorso un po' alternativo, ma... No, qua non scavalchiamo nulla, di qua, di qua. Ah no, si può passare di qua? Ok, sì. Passiamo di qua. Per sfamarti, informarti sulla zona circostante. Vediamo un po', va, entriamo qua nel ristorante. Salve, mister. Salve, salve. Allora, informazioni, menu ricercati. Allora, informazioni, va. Rifugi locali aggiunti sulla mappa. Parcheggi aggiunti sulla mappa, ottimo. Nuove località aggiunte sulla mappa, ok. Aree di raccolta segnalate sulla mappa, ottimo. Va bene così, menu, vediamo un po' che menu c'hai tu. Oh, una bella, un chili con carne, dove siamo qua, in Messico? Cioè qua veramente chili con carne. Sarà piccantissimo poi, chissà che livello di piccantezza c'ha. Comunque, vediamo un po' cosa offre. La giambalaya. Aspida. Apporto offensivo livello 15. Apporto vitale livello 4. Apporto di recupero vitale livello 1. Però se, cosa si... Ah, noi abbiamo intanto 1000 guille. Però dobbiamo ancora pagare la macchina, tra le altre cose. Chissà quanto costerà. Vediamo un po' i ricercati, va. Nei punti di tesoro puoi consultare la baccaca dei ricercati, dove si richiede di eliminare belve feroci che causano problemi nei dintorni. Una volta accettata una battuta di caccia, raggiungi il luogo indicato sulla mappa, abbatti i bersagli e poi vai in un punto di ristoro qualsiasi per comunicare il successo e riscuotere la taglia. Bene. La situazione venatoria Meldaccio attribuisce ai suoi cacciatori un rango che ne rispecchia i successi sul campo.
può ottenere una promozione quando raccoglie un numero appropriato di stellette completando le cacce ai ricercati. Un rango più elevato ispirerà fiducia nei ristoratori che ti affideranno missioni più complesse ma dalle taglie più appetitose. Ok, bene. Allora, bacheca dei ricercati, livello consigliato 2, 5, 7, duratori. Allora, ci abbiamo criniere fameliche. E sono i cagnacci maledetti. I vari smilodonte, ma so, belve maledette. Poi parassiti della prateria. Ok, le mesmerizze. Ok, avvistamenti di giorno e taglia 980 quill. E poi, ecco appunto, 1570 quill. I divoratori tra la sabbia. E baratro di Ostium, l'habitat, avvistamenti sempre, pure di notte, però livello consigliato il settimo. Poi abbiamo pioggia nella notte. Che caspita è, un flan. Bah, vabbè. Di livello 15, però, ahimè, insomma, noi siamo appena di livello 3. Per cui, vediamo un attimo, bah, potremmo fare le criniere fameliche, livello 2. Ce la dovremmo fare. Che dite? Criniere fameliche, accetta richiesta? Sì, sono sta a chilometri, vediamo un po'. Criniere fameliche, caccia accettata. 740 quill. Allora, vediamo un po', andiamo un attimo a caccia, poi andiamo un attimo a ridere la mappa, la macchina, eh. Ma andiamo a caccia un attimino, dai, su, non sta tanto molto lontano da qua. Grazie amico mio che mi segui. Dai, tanto le criniere fameliche stanno qui vicino, per fortuna, non tocca farsi chilometri. Eccole là giù, va. Quante sono? 3 mi pare, vabbè, dai. 3, no, 4. Vabbè, dai, quelle che sono. No, cavolo, sono 2, 4, 6, 7. Ci siete, ragazzi? Bene, bene. Mappa per aprire praticamente scegli R3. Va bene, ok. E prendi questo qua, così. Eh no, alle spalle non si attacca, mortacci tua. E prendi questo qua, va di mutilazione. No, 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 no. Aio. Grazie. Non mi attaccare spalle. Vai Ignis, ammazzalo, su. Bravo, così. Ma sempre le spalle attaccano. Bene così, yatta. Caccia riuscita, criniere fameliche, ottimo così. Bene, bene. Ok ragazzi, vediamo un po' qua in zona. Vediamo un po', innanzitutto siamo di livello 3, ok. A livello di missioni, una minaccia anomala finita, criniere fameliche. Ok. Allora, a livello di mappa, vediamo un po' qua. Blocco imperiale, linea difensiva nord di Duskae. Ok. Poi di qua, blocco imperiale, linea difensiva ovest di Leyde. Ok, qua abbiamo un'altra area di sosta. Bene così. Qua blocco imperiale, linea difensiva est di Leyde. Va bene, ok. Torniamo dal ristoratore, va. Andiamo a recuperare la macchina una volta per sempre.
Ok, bene, qualità Hammerhead. C'è testa di martello. Ok. Torniamo dal ristoratore, va? Eccoci, amico. Tutto a posto. Qua ci sta a pagare. Ok, caccia terminata. Grazie, bene. Brivoli di caccia. Yatta, trofeo guadagnato. Ottimo. 740 quill. È un gran elisir per uno. Va bene, ok. Ok. Salvataggio in corso, bene così. Sì, non so quando ci vedremo, caro, ma insomma poi vedremo un po' in futuro, non si sa mai. Allora, giambalaya di tacca. Sveglia le tue papille gustative per un'esplosione di piccante. Non so quanto sarà piccante, comunque dai. Non so quanto costi la macchina, per cui... Ok, Cindy, eccoci qua, va. Missione compiuta, bene, una minaccia anomala, ottimo così. Benissimo così, ottimo. Oh, ecco qua. Immortale al momento, vai. Vai, pronto, pensaci tu, eh. Ah no, ci pensa Cindy. Quella che è una Leica? Vai, scatta una bella foto. Poi magari la metteremo in archivio, va. Ma non ti dobbiamo pagare? Vi dispiace di fare una consegna per me. Chiedo agli amici, va? Ragazzi? Pronto, ha ottenuto 200 punti esperienza. Ottimo così, buon per lui. Lungo la strada per Galdin, la consegna è per il proprietario. In fretta, un piacere. Visto che è pronta, illustra, perché non porti a fare un giretto, Noct? Ma sì, guido io, no, lascia a te. Guida tu, va. Cioè, guido io, va. Ok, va bene, allora, questo episodio... termina qui, mi raccomando, se vi è piaciuto lasciate pure un bel like, commentate, fatemi sapere la vostra, se avete anche dei, insomma, degli argomenti o dei consigli da darmi, ovviamente ditemeli pure, ne discutiamo tranquillamente, e se potete anche condividere i vostri social network sarei veramente molto molto felice, e dal vostro Giappo Gamer è tutto, sayonara ne, e ai prossimi episodi.